Ciao a tutti! Lei è la mia ultima creazione, finalmente dopo tanto tempo, e oggi, se vi va, la facciamo insieme. Per creare questa borsa ho utilizzato 500 g di cordino, l'ho finito praticamente tutto, quindi se dovete fare due manici o lo volete più lungo di questo, che è 56 centimetri, vi consiglio di avere a disposizione almeno due rocche. Ci serviranno due ganci così, due anelli moschettone, a meno che non vogliate fare un manico tradizionale a spalla, partendo più o meno da questo punto qua, quindi ne fate due, però insomma, questa è a vostra libera scelta. Un fondo, il mio è piccolino, e due uncinetti, il numero 4 per iniziare il lavoro e il numero 3,5 per il corpo borsa. Oltretutto ci servirà la rete da giardino e ho utilizzato anche un foglio di feltro per nascondere la rete interna perché questa lavorazione è leggermente traforata. Quindi tra il corpo borsa e la rete ho inserito un foglio di feltro, però potete utilizzare tranquillamente anche la gomma Eva, che va benissimo per nascondere appunto la rete esternamente. Iniziamo subito. Prendiamo il nostro fondo. Io ho questo da 21 cm x 8, però se volete utilizzarne uno più grande, dovete calcolare un numero di maglie che sia un multiplo di 4. Cappietto iniziale, inizio con l'uncinetto numero 4, poi proseguirò con il 3,5. Facciamo 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa. Due per ogni foro, tranne i fori d'angolo, dove faremo sulla curvatura più che sull'angolo, dove faremo 3 maglie basse. Quindi questo, questo, questo e questo. Al centro rimangono 5 fori, almeno su questo fondo, quindi le 3 maglie basse verranno fatte proprio sulla curvatura del nostro fondo. Adesso di nuovo 2 maglie basse per ogni foro, sino alla prossima curvatura e ci vediamo alla fine del giro. Dovremo avere in totale 84 maglie basse, almeno su questo fondo. Quindi ricordatevi sempre che deve essere un multiplo di 4. Quindi facciamo tutto il giro, 3 maglie basse nella curvatura, 2 maglie basse in tutti gli altri fori. Arrivati alla fine del giro, inseriamo l'uncinetto sotto la seconda delle due catenelle iniziali. Chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo una catenella, iniziamo un giro di maglie basse in costa retro, quindi prendendo solo la parte retro della maglia sottostante, in maniera tale da creare il gradino di separazione. Maglie basse in costa retro per tutto il giro. Finita l'84esima maglia bassa, inserisco l'uncinetto sotto la prima, chiudo con una maglia bassissima e faccio 3 catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta. Nello stesso punto ne vado a fare un'altra. Catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, non entriamo nella stessa maglia dove abbiamo fatto le prime due maglie alte, ma in quella successiva. Quindi 1 e 2. Quindi due gruppi di due maglie alte nelle due maglie basse sottostanti, separate da una catenella.
Adesso saltiamo la prima, saltiamo la seconda, filo sull'uncinetto, nella terza cominciamo nuovamente a fare 2 maglie alte, una catenella e nella maglia ancora subito dopo altre 2 maglie alte. Quindi lavorate così sino alla fine del giro. Mi raccomando, non lavorate mai le 4 maglie alte nello stesso punto, perché il motivo si sviluppa in questo modo. 2 maglie alte, una catenella, altre 2 maglie alte nella maglia successiva e questi gruppi sono separati da 2 maglie basse sottostanti. Quindi saltiamo la prima, saltiamo la seconda, filo sull'uncinetto, nella terza lavoriamo nuovamente. 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte nella maglia successiva e così via per tutto il giro. Non preoccupatevi se il lavoro tende ad allargarsi, perché poi dai giri successivi manterrà la stessa struttura, quindi sarà comunque un lavoro compatto. Ho finito l'ultima serie di maglie alte, come potete vedere rimangono 2 maglie basse sottostanti, quindi chiudiamo il giro inserendo l'uncinetto nella terza delle prime 3 catenelle iniziali. Chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso ci spostiamo con un'altra maglia bassissima nella maglia alta successiva. Facciamo una catenella d'inizio, filo sull'uncinetto, maglia alta ritorta in avanti, quindi con l'uncinetto e con il filo sull'uncinetto passiamo dietro la seconda maglia alta sottostante e lavoriamo una maglia alta ritorta in avanti. Entriamo all'interno dell'archetto formato da una catenella del giro precedente, lavoriamo una maglia alta, una catenella, non dimenticatela mai, e un'altra maglia alta, sempre nello stesso punto. Di nuovo filo sull'uncinetto, facciamo un'altra maglia alta ritorta dietro, avanti. Quindi la prima maglia alta e la quarta maglia alta del gruppo sottostante vengono saltate, si lavora sulla seconda, sulla terza e al centro delle 2. Filo sull'uncinetto, saltiamo questo archetto sottostante, saltiamo la prima maglia alta, andiamo sulla seconda e facciamo una maglia alta ritorta in avanti. Entriamo nell'archetto, filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta, una catenella, e sempre nello stesso punto un'altra maglia alta. Filo sull'uncinetto, lavoriamo nella terza delle 3 delle 4 sottostanti una maglia alta ritorta in avanti. Ve lo faccio rivedere. Filo sull'uncinetto, salto la prima maglia alta, questa, vado nella seconda, lavoro una maglia alta ritorta in avanti, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, lavoro una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, un'altra maglia alta. Finisco questa serie facendo una maglia alta ritorta in avanti sulla terza delle 4 del giro precedente. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto la prima, lavoro maglia alta ritorta in avanti sulla seconda, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, maglia alta, catenella, un'altra maglia alta e completiamo con una maglia alta ritorta in avanti. Facciamo questo lavoro per tutto il giro, sarà la costante del nostro lavoro. Quindi in effetti solo il primo giro, quindi la base del nostro lavoro, è differente tra virgolette rispetto alle altre, perché sono semplici maglie alte. Invece dal secondo giro in poi il lavoro è sempre lo stesso. Finito l'ultima maglia alta ritorta in avanti, chiudiamo sopra la prima maglia alta ritorta in avanti d'inizio giro e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso ci spostiamo nuovamente nella maglia successiva con una maglia bassissima, catenella d'inizio e di nuovo maglia alta ritorta in avanti sopra la prima delle 2 maglie alte che abbiamo creato dentro l'archetto. Entriamo nell'archetto, facciamo una maglia alta normale, una catenella e un'altra maglia alta normale.
sempre nello stesso archetto, filo sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta ritorta in avanti e saltiamo nel motivo successivo. Lavoriamo una maglia alta ritorta in avanti sopra la prima delle due maglie alte normali dentro l'archetto, filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, di nuovo filo sull'uncinetto, maglia alta ritorta in avanti sulla seconda delle due maglie alte normali dentro l'archetto. E questa sarà la costante del nostro lavoro. Si salta la prima, si lavora la seconda delle quattro maglie alte del giro precedente, facciamo una maglia alta ritorta in avanti, entriamo nell'archetto, facciamo una maglia alta normale, una catenella e un'altra maglia alta normale, filo sull'uncinetto, maglia alta ritorta in avanti sulla terza del giro precedente, vedete, ne rimane una che sarebbe questa, rimangono la prima che è questa, non viene lavorata, e l'ultima. Ok, dovete fare questo lavoro, scusate qui stavo sbagliando, quindi maglia alta ritorta in avanti, entriamo nell'archetto, maglia alta normale, catenella, filo sull'uncinetto, maglia alta normale sempre dentro l'archetto, filo sull'uncinetto, maglia alta ritorta in avanti. Dunque dovete fare questo lavoro per tutta l'altezza desiderata. Vedete com'è bello, molto semplice. È traforato, quindi dovendo inserire la rete da giardino, come vi ho fatto vedere nella presentazione dei materiali, abbiamo bisogno della gomma Eva, di un foglio di gomma Eva. Se non trovate la gomma Eva, usate il feltro, perché lo vendono di tanti spessori, 3 mm, 5 mm, credo anche 2 mm, quindi poi deciderete voi, logicamente più spesso è il feltro, e meno possibilità che si veda la rete interna avrete, anche se io ho utilizzato quello da 2 mm ed è perfetto ugualmente, addirittura la gomma Eva quindi è molto più sottile rispetto al feltro. Ok, io intanto vado avanti con la lavorazione e poi vi dico quanti giri ho fatto. Vedete, non so se riuscite a vedere questo motivo semplicissimo, ma bello da vedere. I punti base lavorati in questo modo è inutile, a me piacciono troppo, c'è poco da fare. Va bene, intanto continuo con la lavorazione e vi dico quanto è alto il mio corpo borsa. Penso di farne una sacca, quindi non utilizzerò, insomma, ho intenzione di non utilizzare ganci, moschettoni e cose del genere. Pensavo poi alla fine di chiuderla semplicemente con un bottone a pressione che io dovrei avere, per qua. Invece di mettere la cerniera, credo che andrò ad utilizzare questo bottone, perché va cucito semplicemente al corpo borsa, è magari più funzionale. Comunque non so se troverete questi bottoni, non ho idea, non posso neanche consigliarvi dove andare a cercarli, ma potete chiedere tranquillamente. Sono dei bottoni a pressione che si usano solitamente in merceria, cioè in sartoria, e magari, insomma, qualcuno che vende anche accessori per la sartoria sa sicuramente darvi risposte più attendibili della mia. Va bene, ci vediamo alla fine del lavoro. Ecco qua, finito il mio corpo borsa, adesso vi dico esattamente quanti centimetri e quanti giri ho fatto. Quindi considerando il primo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 giri. 21 giri, metro, eccolo qua, per praticamente
24 cm di altezza. Ho chiuso con una maglia bassissima perché andrò ad inserire la rete, quindi l'ultimo giro sarà di maglie basse. Non vi spiego come inserire la rete perché l'ho già fatto in un video precedente, quindi come inserire la rete in una borsa base ovale. Nel mio caso, considerato che il punto è leggermente traforato e non mi piace insomma vedere la rete sottostante, ho unito anche un pezzo di feltro o lana compressa. Questa è da un millimetro, dovrei avere l'etichetta da qualche parte, così vi dico esattamente. E praticamente una volta che ho cucito la rete con punti a zig zag, ho semplicemente agganciato il pezzo di feltro con la pinzatrice. Adesso vi dico esattamente di quanti millimetri è. Se non trovate il feltro potete tranquillamente utilizzare la gomma Eva, che è più delicata rispetto al feltro, molto più delicata, però la sua funzionalità è quella di coprire questi archetti, quindi nascondere la rete sottostante, e va benissimo anche la gomma Eva. Questa è l'etichetta, ma non dice comunque lo spessore, ma è un millimetro, perché ne fanno anche da tre, che è troppo grosso. Nel caso trovate quello non succede nulla, comunque non comporta nessun tipo di modifica rispetto a quello da un millimetro. A noi serve per tutt'altro, non per fare spessore. Comunque il foglio è da 40 x 60 cm. Ok, detto questo, logicamente per tagliare la rete dovete prendere la circonferenza del vostro fondo. Adesso la vado a inserire nella parte interna della borsa. Questa la nascondiamo così. Prendo un uncinetto e il cordino. Capietto iniziale e vado ad unire la mia rete al corpo borsa. Quindi all'inizio della rete, o meglio dove si accavallano le due estremità della rete, prendo la maglia bassa, la catenella, e comincio ad unire i due pezzi con maglie basse, ed entrando e uscendo da ogni punto della borsa e prendendo contemporaneamente anche la rete sottostante. Vedete? Ci vediamo alla fine del giro. Ho finito di unire le due parti, taglio il filo, faccio passare sotto la prima maglia, solitamente inizio a cucire la rete nella parte della curvatura, perché così è meno evidente insomma il lavoro di cucitura vera e propria. Però considerato che qui devo mettere una spallettina per tenere il bottone calamita, adesso vi faccio vedere tutto. Comunque, come al solito, le mie borse nascono durante io purtroppo non sono di quelle che si studia i progetti, li testa, io vado ad intuito mentre lavoro. Infatti ho disfatto un paio di volte la borsa perché i punti che avevo utilizzato non mi erano piaciuti. Ok, allora detto questo,
L'unione della rete non è finita, non è completata perché dobbiamo unire la parte di sotto, quindi nuovamente allora lana, uno spezzone di cordino, facciamo un doppio nodo così. Inseriamo il nostro cordino nell'ago, adesso partendo in questo caso dalla curvatura facciamo uscire il nostro ago proprio sopra lo scalino iniziale. Vi ricordate che una volta lavorato il fondo abbiamo fatto un giro di maglie basse in costa retro? Ecco. Praticamente dovete far uscire l'ago dalla costa in avanti che è rimasta, è visibile. E praticamente cominciate a entrare ad uscire dalle maglie, prendendo anche la rete sottostante, logicamente, in maniera tale da fissarla al corpo borsa. Ci vediamo alla fine della cucitura. Ho finito di cucire anche la parte di sotto, come vedete la rete rimane ben stesa. Adesso mettiamo da parte il corpo borsa e passiamo a rifinire la borsa. Allora, io avevo una rocca da 500 grammi, speravo mi servisse tutta per fare sia il corpo borsa che due manici ed eventualmente anche la chiusura, che ho deciso comunque di fare. Il problema è che mi è rimasto veramente poco cordino. Questo è l'avanzo dei 500 grammi, quindi non so se riuscirò a fare tutto. Adesso vediamo, in caso contrario, considerato che il fucsia nero non mi dispiace come abbinamento, farò il manico nero assieme anche alla chiusura. Vi faccio vedere logicamente col cordino di questo colore come farò, perché col nero non si vede niente. E quindi inizio a farvi vedere come creo una sorta di patellina. Molto semplice, molto 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 semplice. Io avvio 15 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voglio vedere sin dove arriviamo. No, è troppo corto, allora ne faccio altre 5, 16, 17, 18, 19 e 20. Sì, va bene. Una catenella aggiuntiva, giro il lavoro, non lavoro la maglia bassa così come si presenta, ma la capovolgo di 90 gradi e vado ad inserire l'uncinetto praticamente in questa alettina che si vede dietro, ve lo faccio rivedere. Ok, si è disfatta l'ultima catenella, quindi giro il lavoro in questo modo, praticamente da verticale, diciamo così, la metto in orizzontale. Vedete questa lineetta che c'è qua? Ecco, dovete lavorare tutte queste lineette che vi ritrovate di fronte. Quindi da così a così e cominciamo ad inserire l'uncinetto sotto queste alette. Se avete difficoltà, mettete l'uncinetto al contrario, quindi questa è l'aletta che mi serve, inserisco, è solo la prima che dà leggermente fastidio,
Poi il lavoro, vedete, si presenta molto più semplice. Però sto pensando invece che fare maglie basse, nel mio work in progress, come al solito, facciamo maglie bassissime. Quindi entro e tiro il filo, entro e tiro il filo. Lo faremo tutto a maglie bassissime. Entro e tiro il filo. Quindi la lettina, una volta trovata la prima, le altre vengono in automatico. Se avete difficoltà, come faccio io, inserite l'uncinetto al contrario. Ok, ci vediamo alla fine della riga. Anche l'ultima va lavorata in questo modo. Quindi questo è il cappietto iniziale, vedete, questo qua. Proprio sulla destra c'è l'ultima astina che ci interessa. Adesso catenella, giriamo il lavoro e iniziamo a lavorare maglie bassissime nella parte retro della nostra maglia, quindi maglie bassissime in costa retro. Vedete? La maglia è leggermente inclinata, voi girate così e prendete solo la parte retro della maglia. Maglie bassissime in giri di andata e ritorno fino alla larghezza, insomma, che vi piacerebbe avere. Ok, continuate così a fine riga, catenella per girare e andate avanti e indietro sino a che non raggiungerete lo spessore, insomma, della vostra patellina che vi interessa. Guardate che bella lavorazione, bellissima, compatta, bella 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 veramente. Volevo solo darvi un consiglio: contate sempre le maglie, sia dall'inizio, cioè dall'inizio alla fine, all'inizio sempre uno, perché l'ultima maglia è sempre nascosta. Poi mi domando perché non riguardo i miei video, tutte le cavolate che dico, comunque. Quindi contate le maglie, se avete 20 maglie all'inizio, al primo giro dovete averne 20 sempre. Quest'ultima è un po' maledetta, si nasconde, quindi è bene contare. Penso che continuerò almeno il doppio. Vediamo. Per il momento 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri. Arrivo a 10 e poi vi dico. Allora, ho completato la mia patellina. Cercate di completare il lavoro, quindi l'ultima riga deve essere dalla stessa parte nella quale avete iniziato il lavoro, perché poi questo lo blocchiamo dietro e qui lasciamo uno spezzone abbastanza lungo per cucire logicamente questa specie di patellina al corpo borsa. Ok, adesso vi dico anche quante, o meglio no, prendo le misure esatte perché dirvi i giri non ha senso, potreste utilizzare tranquillamente un altro cordino e quindi non rientriamo comunque con le misure. Allora, se mi ricordo bene, ecco qua. Larghezza 5 cm, lunghezza 9,5. 9,5. Adesso questo lo mettiamo da parte e lo cuciamo in un secondo momento. È proprio bellina, mi piace. Ok, anche questa è andata finalmente. Iniziamo a fare il manico 1. Allora, sperando che Dio ce la mandi buona, perché io ci tento, vediamo un po' se con queste gugliate di filo riesco a farlo. Allora, molto semplice, farò praticamente una lavorazione che mi ha chiesto una decina di volte una mia amica, ma non ho avuto mai né modo né tempo di farglielo vedere. Quindi
Catenella d'inizio, stringiamo e facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Adesso giriamo il lavoro, inseriamo il nostro uncinetto in questa aletta qua, come abbiamo fatto praticamente per la patellina, 2 e l'ultima, un po' ostica. Ok, praticamente abbiamo sull'uncinetto 4 maglie. Filo sull'uncinetto, lavoriamo la prima, filo sull'uncinetto, lavoriamo 2 maglie, filo sull'uncinetto, 2 maglie, filo sull'uncinetto, 2 maglie. Lo faccio rivedere perché come al solito ho fatto un pasticcio. Allora, riprendiamo le nostre 4 maglie sull'uncinetto. Adesso, filo sull'uncinetto, passiamo sotto la prima, filo sull'uncinetto, passiamo sotto 2 maglie, filo sull'uncinetto, passiamo sotto 2 maglie, filo sull'uncinetto, passiamo sotto le ultime 2. Adesso, con l'uncinetto, entriamo dentro questa maglia qua, vedete? Se io allargo il lavoro, ci sono 3 archetti, diciamo così, ok? Quindi dobbiamo entrare prima dentro questa maglia che è messa di sbieco, quindi oltrepassiamo l'archetto e entriamo proprio nella maglia. Prendiamo il filo, la stessa cosa in quella successiva, la vedete qua? Ce l'abbiamo di traverso, quindi noi dobbiamo entrare dentro, prendere il filo e la stessa cosa facciamo nell'ultima, però nell'ultima dobbiamo cercare noi 2 alette, queste, vedete? 1 e 2. Prendiamo il filo, lo tiriamo, abbiamo nuovamente 4 maglie sull'uncinetto. Passiamo sotto la prima, non vi preoccupate, ve lo faccio vedere, tanto ogni giro uguale. Passiamo sotto 2, passiamo sotto 2 e passiamo sotto 2. Adesso questi sono specie di 4 archetti, quindi lasciamo perdere la prima maglia da dove usciamo con l'uncinetto. Subito dopo, questa qua, entriamo dentro, prendiamo il filo, quella a fianco, superiamo l'archetto, diciamo così, entriamo dentro la maglia, prendiamo il filo, e quest'ultima dobbiamo prendere le 2 alette che sono una vicino all'altra, non potete sbagliare, tiriamo il filo, e abbiamo di nuovo 4 maglie, mangio la prima, mangio la seconda, mangio la terza, mangio la quarta. Quindi la prima volta mangiamo una maglia, poi 2, 2 e 2. Di nuovo allarghiamo un po' il lavoro se avete difficoltà a trovare le maglie, quindi una è questa, prendo il filo, una è questa, prendo il filo e l'ultima prendiamo le 2 alette. È molto semplice da fare, non è niente di complicato, quindi filo sull'uncinetto, mangio la prima, filo sull'uncinetto, mangio 2 maglie, filo sull'uncinetto, mangio 2 maglie, filo sull'uncinetto, mangio 2 maglie. E questa è la lavorazione che ci servirà per il nostro tubolare. Perché diventerà un tubolare? Perché una volta che abbiamo raggiunto l'altezza che ci interessa, noi giriamo il lavoro in questo modo e faremo delle maglie bassissime che ci serviranno per unire questa fascia che stiamo creando e farla diventare un tubolare. Molto semplice, una lavorazione, diciamo che abbiamo saltato tutti gli step, però il risultato è quello che conta, il risultato finale. Perfetto, continuate così sino a quando basta il cordino, sto scherzando, fino a quando raggiungerete l'altezza del vostro manico. Adesso ripeto, con uno dovrei cavarmela, quindi vediamo un pochino. Visto che la borsa ha una base piccola, il fondo è più piccolo rispetto agli altri, dovrei riuscire a fare un manico non troppo lungo. Ci vediamo alla fine del lavoro. Allora, ho completato la mia striscia e ho lavorato per 56 cm. Adesso, senza tagliare il filo,
tolgo l'uncinetto, ripiego su se stesso il nostro cordoncino, entro nelle due alette sottostanti, mi raccomando prendetele tutte e due, tiro, faccio una catenella e inizio a cucire le due parti in maniera automatica, praticamente una maglia di fronte all'altra, quindi non dovete assolutamente andare a contare niente, maglie bassissime sino alla fine. Dopodiché andiamo ad unire il manico ai nostri gancetti. Sì, penso di potercela fare. Ok, ci vediamo alla fine del lavoro. Ecco qua il risultato finale, sembra una corda, ma è semplicemente una lavorazione a pannello cucita su se stessa. Adesso io vado ad unire questo gancetto con ago. Perché stavo pensando di fare due o tre maglie basse, però è troppo piccolo. Ma usiamo l'ago, è meglio. Prima tolgo questo. Inserisco l'ago qua. Lo faccio passare nel gancetto. Entro e riesco più volte. Sino ad unire le due parti. Sembra una cosa che io so fare benissimo, ma è la prima volta che la faccio. E di solito li aggancio all'inizio del lavoro, ma siccome non sapevo se mi sarebbe bastato il cordino, quindi che ho proseguito. Va bene, intanto unisco questo a questo, meglio che non vi faccia vedere come. Dopodiché completiamo la borsa. Una volta completato di cucire, nascondiamo il filo facendolo uscire qualche centimetro più avanti. In questo modo. Come vedete, è stabile, insomma, va benissimo. Anche se non sono una maga con l'ago, cioè non sono una maga con niente, però soprattutto con l'ago. Adesso questo pezzettino, pur di non perderlo, non vorrei che si sfilasse, io lo inserisco velocemente dentro in maniera tale che non si veda più. Ecco qua. Perfetto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Quindi riprendo l'ago, faccio un nodino, anzi ne faccio due, stringo forte e lo faccio passare dentro, perché qua è praticamente l'inizio del lavoro, è abbastanza morbido, quindi potete tranquillamente fare queste manovre. Ecco qua. Tiro un pochino e il nodino è entrato dentro. Adesso comincio a rafforzare la parte finale in maniera tale che così la chiudo bene, in questo modo. Prendo l'altro gancetto
Anche qua c'è da togliere l'anellino e comincio a cucire le due parti. Entriamo qua. E così via. Entrate e uscite almeno una decina di volte, così insomma si fissa bene. Adesso qua voglio prendere due maglie laterali, così si stringe un pochino la parte esterna del cordino. Attiro un pochino, ok, e ricomincio anche dall'altra parte. Entro qua prendendo due alette, due qualsiasi esterne, e tiriamo in maniera tale da stringere anche questa parte. Continuate da sole a cucire il vostro, che sicuramente sarà meglio del mio, però dai, il risultato alla fine non mi dispiace per niente. Cercate di coprire tutto il ferro, poi dopo questi 9-10 giri puntate il lago più in basso di un paio di maglie, cioè esattamente più o meno qua, così rinforziamo ancora di più la cucitura. Ok, ci vediamo tra poco, così completiamo del tutto la nostra borsa. E ci servono due anelli moschettone da mettere lateralmente. Adesso vi faccio vedere tutto. Prendiamo gli anelli moschettone e a differenza delle altre borse non li metto sulla parte alta, ma li metto qua circa 2,5 cm, però forse è meglio se prendo un paio di maglie in più. Quindi praticamente abbracciamo tutta la treccia, vedete? Sono entrata da qui e sono uscita da qui, quindi sulla le parti esterne della treccia. Un altro moschettone, eccolo qua. Anche qui facciamo la stessa cosa. Ok, e adesso l'ultimo tassello. Prendiamo il nostro bottone calamita. Io questo grande lo metterei dentro. Adesso vediamo. Ok, ne utilizzo solo uno e faccio così. Quindi la prima cosa da fare è cucire questo. Poi, una volta che ho finito di cucire questo, unisco la patellina nella parte retro. Ok, questo è un lavoro che potete fare da sole perché logicamente ognuna di noi ha un cordino sicuramente diverso, ha anche il modo di utilizzare l'uncinetto in maniera diversa, quindi può essere un lavoro più stretto o più largo, quindi non vi so dare esattamente le misure, però una volta che avete unito la patellina dietro, io lo farò al massimo 0,5 cm sotto il bordo. Ok, quindi farò questo lavoro qua, però la prima cosa da fare è unire
la prima parte del bottone alla patellina in maniera tale da avere da avere la misura esatta su dove inserire la seconda, cucire la seconda. Ci vediamo tra un po' con la borsa finita. Ecco qua la borsa finita. Ho spostato l'anello perché sinceramente il manico era troppo corto, ma purtroppo non lo posso allungare. Avendo finito totalmente il cordino, credo che questo sia l'unico spezzettone di 20 cm che mi è rimasto. Sono più che soddisfatta, spero anche voi. Vi ringrazio come sempre dell'affetto, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!